Yugi e tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale! Oggi siamo qui, <ride> non ridere, <ride> insieme a Michele che ci porta la sua deck profile di Exosister. Con cui ha fatto ot... Era ottavo o... Settimo, settimo posto all'OTS in Ancona. Comunque, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Magic Corner. Quindi, Marchetta. se vi serve. Ovviamente, prodotto sigillato carte singole. trovate il link del loro store qua sotto in descrizione. In più, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, One Piece, Dragon Ball o Forza Will, se ancora esiste, e One Piece. L'abbiamo già detto? Digimon? No? Vabbè. Digimon le voglio. Lui vuole il Digimon. Quindi K le compro poi me le regala. <ride> Uh, vedete in mezzo i suoi video. Quindi vi lascio il link di Instagram qua sotto in descrizione. Scrivetemi, mandatemi le foto e dopo se ne parla. Detto questo, oh, vi lascio a Michele che vi racconta come è andato l'evento. E vi, porta, vi fa vedere la decklist. Uh, parto con la profile, partiamo dai mostri. Io ho il vizio di giocare sempre a 40, soprattutto i mazzi che rischiano il brick. E partiamo con la carta più forte del gioco: il motivo per il quale ho portato E il motivo per il quale questo mazzo ha senso di esistere. Ovvero, triplo shifter. Contro il meta fa male a qualsiasi cosa. Non mi dilungo tanto perché praticamente ci sono alcuni mazzi che stanno nel Però meta okay. solo unicamente perché se lo possono permettere. Spiega la combo di shifter. Perché funziona? Perché lanci shifter e poi vinci. <ride> Quindi è una combo fantastica. Poi, la carta più forte del mazzo. me a parte. Che io... ovviamente ti hanno criticato in tutti. Esatto. Allora, io gioco il pacchetto Magistus all'interno dell'Exo Sister. E all'interno di tutti i gruppi Facebook è stata stracriticata come scelta. In realtà io penso che chi la critica o non sa giocare il mazzo, oppure cioè non sa giocare Yugi, oppure mh, non sì, l'ha mai testata. So. No, perché? Allora, quali sono le critiche fondamentali a questa carta? Allora, innanzitutto per chi non la conosce perché non è scontato, visto che è abbastanza di nicchia. Quando noi eh, evochiamo Zoroa, normalmente possiamo scegliere un mostro magistus dall'extra deck ed equipaggiarglielo. E quando viene equipaggiato, ci evoca un incantatore da mano o cimitero. Perché è forte. Allora, i mostri che gli equipaggiamo abbiamo due target: che è o Artemis, o perlomeno io gioco due target, ce ne sarebbe un terzo ma lo vediamo dopo, o Ninaruru. E come funziona? Essenzialmente noi lo evochiamo normalmente, gli equipaggiamo Artemis, parte l'effetto di Zoro. e quindi evochiamo un incantatore e tutte le sorelle sono incantatori da mano cimitero, poi parte l'effetto di Artemis o Ninaruru che Artemis ci adda il secondo Zoroa, Ninaruru spacca una magia trappola sul terreno. Quindi è una carta che nella sua semplicità ci dà dei nomi extra da avere e da poter giocare e ha l'unico svantaggio di non essere un exo sister quindi la critica fondamentale che viene fatta in tutti i gruppi a chi gioca questo pacchetto è il fatto che se si prende un entrap essenzialmente ci blocca il turno e la giocata perché ci rende inutili le varie returnia e quindi potrebbe essere un bel palo Qual è il problema? Che Zoroa va giocato con mente. Nel senso, non è che di prima mano prendo e evoca Zoroa immediatamente e via, a meno che non è l'unica possibilità. Cerchiamo di baitare tutte le varie Entrap prima. Cioè abbiamo Pax, abbiamo le altre sorelle, abbiamo di tutto per poterlo fare. E Zoroa, soprattutto nel grind game, è fortissimo. Adesso io l'ho giocato a tre all'evento. Nel nuovo format, l'evento era con la ban list precedente. Nel nuovo format, probabilmente lo porterei a due. Comunque sia fondamentale. Perché tutto Exorcist per partire deve avere. Due nomi in mano e lui è praticamente un altro nome a tutti gli effetti quindi veramente forte, niente da dire. È come la pura. Ah, a proposito, tanto per un'altra cosa, cioè perché uno può dire, vabbè, lo dici, te, non sei nessuno, ed è vero. però le uniche due top recenti che sono state fatte di ex sister giocano i Zorua, quindi diciamo che i fatti hanno dato comunque sia ragione a chi gioca al mazzo. <ride> ok, ora passiamo alle sorelle, e abbiamo. Classica la tripla Marta, eh, lo starter, eh, extender, la cosa, la carta più forte del mazzo. Tripla Elis. Se abbiamo un'esosorella sul terreno, si cala special. Tripla Stella. Fino a qui abbiamo tutti i ratei abbastanza standard. E infine, io gioco doppia Sofia, mono Irene. Adesso, anche qui i ratei delle sorelle, eh, penso abbastanza standard. l'unica differenza che potete trovare sono su Sofia e Irene. Qualcuno gioca tre Sofia e due Irene, proprio per il problema di, come dicevo prima, che noi per poter partire dobbiamo avere in mano due esosorelle. E spesso questo non capita per questo noi giochiamo Zoroa quindi non serve avere la terza e la seconda anche perché Irene è un brick assoluto nel senso noi non vogliamo vederla assolutamente altri ancora giocano tripla Sofia mono Irene sempre per questo motivo già è più comprensibile secondo me come scelta però comunque sia col fatto che noi abbiamo che io ho i Zoroa e non ne sento la necessità questo qui è, sono tutti i mostri del main deck e... Penso che anche nel prossimo formato non cambierei niente se non al limite un Zoro in meno. Adesso domanda importante: Visto che sono finiti i mostri, te quale ti faresti tra tutte? Eh no, questo qui non, non si risponde. Non si risponde. Dopo, ti becchi le hate di tutti quanti cazzo. nei commenti. Tanto lo sappiamo che te vuoi fare Zoro, no, <ride> la carta più forte del mazzo. Forse Irene con i capelli argento. O Marta, però non mi piace il taglio. Elis, Alice, Alice, rimettiamo Zoro al suo giusto posto e passiamo alle al reparto magie adesso le magie anche qui tutto abbastanza standard io gioco tripla Pax, fortissima masta 3 niente da dire ci permette di aggiungerci alla mano una qualsiasi carta di sua sorella che di evocarla speciale se abbiamo l'altra sorella nel cimitero un carpe diem fortissima carta molti giocano armor al suo posto altri giocano un carpe Diven e un armor secondo me l'unica che vale la pena di giocare è lei perché se la vediamo di primo turno ci può coprire da entrap Praticamente, cosa fa quando noi facciamo un Xyz? Possiamo andare a dichiarare il nome di una carta e quella carta più gli effetti già attivati sul terreno di quella carta sono annullati fino alla fine del turno. Questo è fortissimo: vuol dire che noi possiamo chiamarci Nibiru, possiamo chiamarci Lash. Possiamo, ormai non più, però l'ho usato ad esempio anche all'OTS, Dichiarare Mina e quindi noi possiamo giocare nonostante la Mina sia in campo. Kill Drain, tutti i vari Floodgates. Quindi molto, molto forte. Poi abbiamo di Maget Spell Trap generiche Ripple Prosperity che vabbè c'è poco da dire fortissima poi io gioco il pacchetto terraforming più doppia necrovalle anche qui niente da dire è fortissimo se partiamo primi contro tanti tanti mazzi è, è fortissima Necrovalle cozza un po' con Zoroa Perché non ci permette di evocare dal cimitero Però possiamo comunque Visto che Zoroa non targhetta Da ruling possiamo comunque attivare l'effetto di evocare special dalla mano Quindi a tutti gli effetti diventa un'altra Sofia E molto forte Poi io ho giocato Ho montato il mazzo abbastanza going second Quindi l'ultimo pacchetto di magie è Mono spolverino E doppio Dark Ruler no more I rati sono abbastanza standard Pure qui le coarte che sono un po' più a scelta un po' più particolari Magari sono i Dark Ruler lo spolverino e le necrovalle. Ero indeciso fino all'ultimo se portare doppia necrovalle oppure mono necrovalle e mono mina. Alla fine l'ho messa di side. Quindi, Sempre all'evento: eh. all all'evento all'evento ovviamente. Questo qui stiamo parlando dell'OTS. Attualmente, come cambierei il tutto? Sicuramente toglierei lo spolverino e ci metterei magari una mono fissure. Non di più. Dopo, magari facciamo un discorso sul perché fissure macro non vanno troppo bene su questo mazzo. Passiamo alle trappole. Prima. Ma se no, il terzo Dark Ruler, visto che è la carta più forte dell'universo? Terzo Dark Ruler no, non vogliamo briccare, comunque sia. E attualmente fa male, ma non così tanto. Quindi secondo me come rateo doppio e doppia heavenly, adesso vedremo, è, è preciso questo è la saga <ride> quindi le trappole come hand trap giochiamo la tripla impermanent fortissima anche perché se partiamo di shifter la giocata di mm, tierla ci lancerà il bagusca e noi con uh, imperma possiamo giocare e fare il turno quelle di mm, archetipo Doppia ritorna e doppia vadis. Pure, questo abbastanza standard. Molti giocano vadis a 3, ritorni a 2. Attualmente, soprattutto col meta nuovo, non farei più di 2-2. E infine, per concludere col blind going second, doppia evenly match. C'è poco da dire, è forte. Capita di partire. Dark Ruler più Heavenly ed è già, cioè, ok, sei forte, stringi la mano e vinci. Il, il problema è che le giochi a due, tutte e due? Di più non posso, di, cioè, non posso e non voglio, anche perché non sempre ci possiamo permettere di partire secondi contro alcuni tipi di mazzi, okay. e quindi voglio averci più consistenza possibile. E... L'ho testati, anche Fra l'ha testato, e infatti, come diceva, si è trovato male perché gli è capitato di partire con eh, doppio Dark Ruler. Questo era il main deck. Adesso vediamo velocemente l'extra. Qui, oltre, vabbè, al token si gioca. Allora, per i ratei delle sorelle abbiamo. Ah, innanzitutto, scusate il pacchettino Magistus. Come dicevamo, gioca un mono Artemis. Che quando viene equipaggiato da Zoroa, adda un altro Magistus. Quindi, eh, un altro Magistus. Scusate, quindi mh, si ha un altro Zoroa in Anuru. Che quando viene equipaggiata Spacca una magia trappola Molto spesso l'ho utilizzato come effetto Perché è veramente forte Anche per toglierci cose difficili Anche contro branded Spesso gli vai a togliere la trappolina Tripla Mica ilis Fortissima eh, Doppio effetto Aggiunge una magia trappola Oppure Secondo effetto rapido Molto forte Banna una carta da terreno O cimitero È rapido e banna il cimitero Quindi è veramente immensa Due Caspitel È l'altra figura chiave della combo Permette di aggiungerci in mano Un'altra esosorella E in più quando viene evocata Il turno in cui viene evocata Nessun giocatore può evocare special dal cimitero Anche qui bisogna stare attenti con Zoroa Perché dobbiamo prima in caso fare Mikailis e poi Zoro andarci a fare Caspital Abbiamo il boss monster, quindi la magnifica Attacca due volte, stacchi uno e banna uno senza targettare E puoi mm, swapparla con uno dei due materiali Xyz che la compongono Quindi nel turno dell'avversario è da sola una doppia interruzione Quindi veramente forte Abbiamo Gibrin che ci permette sia l'OTK che... Di fare da imperma su un mostro dell'avversario E Asiofiel, che è immensa contro. cioè, immensa. È forte: è molto forte contro Tirlament perché fa da dueller il turno in cui viene evocata speciale. Quindi, visto che tutte le due sorelle, se una carta viene spostata dal cimitero, si può calare un X-E, sorella. Sopra di esse, eh, se lanciamo Asofial nel turno dell'avversario, finita la catena in cui risolve Asofial per tutto il turno, l'avversario non può più attivare effetti nel cimitero. Quindi, fortissimo. Le ultime carte rimaste. Abbiamo: ho messo nell'extra il pacchetto Utopia. Quindi, gioco Utopia e S39 per andare sopra mostri grossi, che non ci possiamo permettere, perché non abbiamo mostri con un attacco elevato. Quindi, se abbiamo se ci troviamo contro mostri che sono immuni agli effetti delle carte, l'unica cosa che possiamo fare è sperare in Utopia al fulmine, che. Diventa un 5000 bagusca per prendere tempo quando birchiamo. E classico Zeus perché è Zeus: <ride> è meglio non usarlo quando ti serve piuttosto che non averlo quando ti serve. <ride> Allora, a questo punto andiamo ah, la side che ho usato per l'evento. Allora, la side è stata fatta molto di fretta, cambierei sicuramente qualcosa. Però ve la metto perché ha funzionato abbastanza. Ho giocato due palle di Ra, ne avrei giocato la terza, ma non ce l'ho. Quindi però fortissime contro. Cioè, sprite. Se ne due. Eh, non c'ho, che devo pagare la, la spedizione solo per un altro. Poi. È una poverata, eh. È una poverata, sì. Tripla barriera dimensionale. Mi aspettavo conoscendo la gente che. Bazzica Local, parecchi Despia, Tier Lament, Branded Tier Lament e cose del genere. Quindi molto carina, molto forte. Non so se si merita altre per inside, perché comunque sia sì l'ho utilizzata. però non è stata mai risolutiva. però carina, perché non hai beccato pendolo? Non ho beccato pendolo. Doppio mondo zombie, immensa, fortissima, bellissima. L'ho usata sempre. Mi è sempre servita tanto. questo è un po' particolare, molti l'hanno criticato. Mh non lo so io mi ci trovo molto bene Triple giudizio solenne cosa è il problema? che con eh, sua so sorella noi paghiamo tantissimi life points e Effettivamente giocarci pure il triplo solenne, anche che mh, giochiamo di Going Force, eh, ci porta a dei meno pesanti. Secondo me ne vale comunque la pena perché o non li vedi e vabbè, c'è, se li vedi che l'hai sì dati, di turno 1 è una carta potente, perché c'hai un Omni Negate in campo che fa tanto. E visto che tutti i solitamente gli incontri con exo Sister durano poco. Perché se parti primo e vai in combo riesci a bloccare l'avversario con le interruption che setti, secondo turno o ti cappi sempre se inizi a protrarsi troppo perdi sempre quindi nel senso poche volte non sono mai arrivato ai turni all'ots ed è difficile che eso sorella sopravviva fino ai turni essenzialmente no, quindi le eh, finisci le risorse prima o comunque sia vinci prima quindi eh, non è un mazzo di quelli che va proprio a mid range quindi io lo gioco e mi sono trovato bene lo rifarei senso, non la sicuramente anche nel formato nuovo non la toglierei poi doppio gods and match perché gods and match è carino è... il problema di sorella è che contro il meta va particolarmente bene sono molto soddisfatto contro il problema più grosso sono i mazzettini rog che avevo paura di trovarmi i primi turni e in quel caso mi sono messo questa qui di side un po' generica che potrebbe dar fastidio però non... slot abbastanza libero cioè potrebbe andare qualsiasi altra cosa non... poi vabbè all'evento c'avevo cioè una mina mistica ovviamente adesso se n'è andata, poi monociclone e mono fissure. Cosa cambierei in futuro? Sicuramente al fissure lo proverei a mettere di main, perché quando l'ho siedata è stata forte. Mina vabbè, uh, se, se ne va. Mina diventa. <ride> diventa carta straccia e niente. Essenzialmente questo. Ultima cosa proprio che volevo mh, far presente. Visto che adesso, dopo l'ultima ban list, c'è questa follia dilagante su Fisher e Macrocosmo, tutti la vogliono giocare ovunque in tre per anche quando non serve. Ma tu fagliela giocare, perché almeno. Sì, sì. Sì, io la faccio giocare, sì, sì, almeno la comprano cappe. Però il problema cos'è che certi mazzi non se la possono permettere. Ora, Eso sorella è un mazzo che, se tu gli blocchi il cimitero, non gli dai così fastidio come gli altri mazzi. Dai, sicuramente molto più fastidio agli altri mazzi che. Eso sorella, però io ho visto tante persone che fanno i saccenti all'interno dei forum, eccetera, che adesso stanno me indeccando tripla fissure e due macrocosmo. Il problema è che Eso sorella ha la meccanica principale che è di far partire effetti quando l'avversario sposta qualcosa dal cimitero. Se tu vai a togliergli il cimitero perché ti banni tutto quanto in automatico, ti blocchi sia Pax, che è una delle carte fondamentali e fortissimo, sia la meccanica principale del mazzo. Nel senso, ti diventa un mazzo che o vai going first e setuppi la macro sperando che vada bene, o hai perso. Quindi è buono giocarlo, possiamo permetterci, o va giocato di side e tutto, però secondo me non bisogna neanche esagerare. Io nel formato nuovo giocerei una barra, massimo due fissure tra side e main. Ecco, cioè, sicuramente una di main la voglio mettere perché è, è buona come... È. Si giocava prima necro valle però non di più ecco macrocosmo proprio no e, e questo niente niente altro da dire l'evento è andato abbastanza bene alla fine ho chiuso settimo adesso faccio proprio veloce perché capo poi se so dovrei editare questo video <ride> eh, l'evento è andato bene ho fatto sono molto soddisfatto del mazzo di come è girato è consistente è bello e tutto perché ho perso per errori mi il mazzo avrei potuto permetterselo però sono abbastanza soddisfatto perché è il primo evento che faccio da quando sono ho ricominciato a giocare quindi alla fine per fatto comunque siamo una toppettina che per quanto Piccola eh, il primo comunque, evento, comunque, ragazzi, è colpa mia, eh? <ride> esatto. Sì, sì, è colpa di capo Hai fatto una toppettina per quanto piccola dopo un mese che ho ripreso a giocare. So, è soddisfacente e ho incontrato eso sorella al primo turno e ho vinto 2-0 e. C'è poco da dire, sono, ho vinto i dadi, quindi ho vinto la partita. E il secondo turno ho incontrato un, e quello lì è stata tosta. ho vinto 2 1 contro uno stun, anti-meta stun di Samuelino. Samuelino. Samuelino, fantastico. Però è stata tosta perché ispettore cavalca tavola, skill drain, Floodgates su Floodgates, e lì è stata immensa eh, Carpe Divem. Terzo turno. Ho incontrato Tirlamant, lì vinta 2-0, anche se c'è stato un primo incontro vinto, vabbè, shifter. Secondo incontro l'ho vinto, ma c'è stato un errore del judge che mi ha dato a mio favore una, un ruling sbagliato. Quindi mh, mi dispiace, però non lo sapevamo né io né lui qual era la soluzione a quello che abbiamo fatto. Abbiamo chiamato il judge e ha sbagliato lui, quindi c'è poco da fare. Quarto incontro perdo contro eh, il ragazzo che poi sarebbe arrivato primo contro lo Sprite. Lì l'ho persa perché è il giocatore bravissimo. La prima l'ho partita l'ho vinta, la seconda uh, mia partita con la doppia negate del, del Rospo e vabbè. la terza si è prolungata e ho finito le risorse, però potevo giocarmela meglio, lui bravo giocatore, mh, sono soddisfatto che comunque lui? Sì. sì, giocava Sprite. Giocava sprite. <ride> a Sprite. A campo non ritorna Poi quarta partita, persa di nuovo contro lo Sprite e lì sono stato triste perché era contro l'amico di Kree eh, sì. Barak, Barak, che giocava uno sprite particolarissimo Perché lo giocava con i Mermaid E lì sempre per il fatto che mi è ripreso da poco Non conosco ancora i mazzi Ho giocato male le negate pure Quella lì è finita 2-1 Ho perso 1-2 Però bella partita Sono sicuro che giocata al meglio Me la sei potuta giocare Quindi comunque sia per il mazzo sono soddisfatto L'ultima contro un Preda Plant Despia Che ho vinto 2-0 E settima posizione Tutto sommato soddisfatto e Cambierei veramente poco da lista Mm, risultato secondo me meritato Non, non sarei andato più su perché ho fatto errori io Né più giù perché comunque sia la lista funzionava Il mazzo secondo me è buildato veramente bene Allora ragazzi Poi taglia per bella parte che racconto perché è noiosa La facciamo a okay. lì davanti Il video finisce qua Spero come sempre vi sia piaciuto Fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate della deck list Perché... Nel caso portiamo la versione senza Magistus Se dite che è più forte Non fatta da me Perché io non la gioco <ride> Quindi ragazzi state mesi E noi ci rivediamo lunedì Sempre qua Con un nuovo video Ciao a tutti Ciao ciao